Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. E questo, come vedete, è un video un po' diverso, del resto c'è la mia faccia sullo schermo anziché le mie mani come al solito, perché è un video di presentazione di una collaborazione che ho attivato con Creative Fabrica. E nella seconda parte del video ci sarà appunto spiegato nel dettaglio che cos'è questa collaborazione e che cos'è Creative Fabrica, però volevo pure spendere proprio un minuto per spiegarvi a grandi linee di che cosa si tratta. Creative Fabrica è un sito dove ci sono milioni, e non esagero, di risorse digitali di tutti i tipi, e quindi stiamo parlando di carte scrap, illustrazioni, loghi, font bellissimi che potete utilizzare per qualsiasi tipo di lavoro creativo. Tra l'altro sono tutti da file forniti di licenza commerciale, quindi file che potete scaricare, stampare e utilizzare per fare i lavori che eventualmente vendete, e potete fare veramente di tutto. È una creatività a 360 gradi, perché ci sono file anche, per esempio, che ne so, per il cucito, per il punto croce, cioè veramente vedrete quando vi faccio vedere il sito che c'è veramente di tutto. E ho deciso, dopo aver vagliato appunto questa proposta, di accettare perché ritengo che possa essere veramente veramente utile per chi mi segue da tanto tempo. E quindi volevo solo appunto fare due parole per spiegarvi che cos'è questo Creative Fabrica. Però adesso vi faccio vedere nella seconda parte del video esattamente di che cosa si tratta, facendovi vedere sullo schermo come entrare nel sito, come muoversi nel sito e che cosa potete trovare. Questo è il sito Creative Fabrica, vedete? Qua mettiamo subito traduci, così ci vengono tutte le spiegazioni in italiano. Qua decidete voi se permettere le notifiche o gli aggiornamenti come preferite, e qua ci troviamo nella videata del nostro sito. E allora, in cosa consiste questo sito? Qua trovate risorse digitali di tutti i tipi che potete acquistare, scaricare, stampare e utilizzare come meglio credete. Quindi parliamo di materiale digitale che potrebbero essere delle carte scrap, delle clip art. Adesso vi faccio vedere, come quelle che voi comprate solitamente, come per esempio le carte che finora avete anche comprato da me, quindi non dovete fare nient'altro che scaricare e stampare. Ma in questo sito c'è dell'altro, nel senso che oltre tutta la parte che riguarda appunto le carte, piuttosto che i loghi, piuttosto che c'è tutta una parte che riguarda i font, che è interessantissima. Allora, facciamo così. Partiamo da appunto dalla prima parte, così andiamo un po' per ordine, e partiamo subito dai font. Allora, ce ne sono tantissimi, però io entro soltanto nella prima parte qua, clicco sulla prima voce. E vedete che mi si aprono già tantissimi font. Qua ci sono 39.034 risultati, cioè io ci ho già passato delle ore per cercare di capire cosa c'era. Chiaramente ho guardato una infinitesima parte di quello che c'è, perché c'è veramente di tutto, per tutti i gusti e per tutte le necessità. E come funziona? In questo caso ci sono dei font, quindi boh, prendiamone uno a caso. Prendiamo per esempio questo, che tra l'altro vedo che è scontato, che si chiama Matrimonio di Mandala. Non so, magari con le traduzioni in italiano i nomi sembrano un po' strani, ma è questo. Comunque, vedete, allora, questo è un font. Qua sotto vi fa vedere degli esempi di come appunto possono venire le scritte. Qua vi fa vedere tutte le lettere, maiuscole, minuscole, con i caratteri speciali, e qua sotto vi spiega per che cosa può essere utilizzato, e vi dice che praticamente è un font che potrete installare su Windows, su Mac, ci sono guide per l'installazione, vi dice che potete utilizzarlo per andare, per esempio, a tagliare il vostro vinile con Cricut e Cricut e altre macchine da taglio, perché comunque questo è un font che andrete ad installare. Magari poi vi farò dei video, se ne avete bisogno, me lo chiedete, per farvi semplicemente vedere come scaricare un font e come installarlo sul computer.
in modo che voi possiate farlo senza problemi, ma vi assicuro che è una cosa veramente semplicissima. Quindi qui ci sono appunto fonte, guardate, sono veramente, non so, io adesso salto un po' di pagine così giusto per darvi l'idea di quello che c'è, ma veramente avete bisogno di qualsiasi, di una scritta particolare per fare qualsiasi lavoro particolare, qui stiamo parlando di bigliettini, di disegnarvi voi delle carte, di disegnarvi un logo, di farvi un post con delle belle scritte per i vostri social, creare un articolo per un vostro blog, cioè le cose sono veramente infinite. Cioè, immaginate che cosa non potete fare, tutto quello che vi serve, che potete fare con un font, e qua ne avete veramente a migliaia. Per cui non mi dilungo in altre cose, ma avete capito, qua nei caratteri è un'infinità di fonte. Se andiamo in grafica, anche qua vedete che c'è veramente di tutto. Allora, cerchiamo di capire. Gli SVG 3D sono tutta una serie di materiale che potete utilizzare con la Cricut, con la Silhouette, con il plotter a taglio che avete, perché ci sono i formati SVG, PDF, DXF, PNG, quindi tutti i formati vettoriali che vi servono per i vostri lavori. E poi vediamo un po', home artigianato, perché io li ho guardati, ecco, qua per esempio ci sono milioni di scritte già fatte con loghi che voi potete inserire, stampare così come sono, oppure se volete anche qui. Vedete che sono tutti file SVG e quindi potete tranquillamente farli tagliare il vostro plotter, quindi immaginate cosa non c'è. Poi salterei tutta una parte che comunque è interessantissima, vabbè, guardiamo ancora questa, libri da colorare. Libri da colorare, voi trovate appunto queste immagini dove, che prendiamone una a caso. Ecco, guardate questa dove ci sono delle cose che voi potete stampare, per esempio per fare un bigliettino, ve lo stampate, sono in PDF. C'è PDF, PNG, SVG, quindi i formati sono sempre tantissimi, quindi avete anche l'EPS che è un formato vettoriale. Stampate, colorate, vi create il vostro bigliettino, per esempio. Cioè, adesso io vi dico quello che è. Materiale didattico, quindi c'è una marea di materiale didattico per i bambini. Ci sono, andatevi a guardare, modelli uncinetto, maglieria, punto croce, quindi non stiamo parlando solo di scrap, ma c'è veramente un'infinità, modelli di cucito. Aspettate perché l'ho perso, ok? Loghi, prodotti, allora andiamo un po'. Illustrazioni, che questa è una cosa che sono sicura che vi interesserà. Ecco, qui abbiamo di tutto di più. Allora, qua ci sono illustrazioni di tutti i tipi, voi li potete scegliere per genere, per esempio. Entriamo in questo, giusto per farvi vedere. Questa è una clip art relativa ai girasoli, quindi voi avete, vedete, tutti questi disegni che potete utilizzare come meglio credete, quindi vedete che qua sono stati stampati su magliette piuttosto che sulle tazze, quindi stampate poi col metodo del trasferimento immagine avete fatto tu, potete fare quello che volete, oppure potete anche stamparvele, utilizzare per i vostri lavori scrap o per utilizzare per disegnarvi le carte che preferite, quello che volete. E inoltre, quando entrate in un prodotto, oltre a spiegarvi appunto quali sono i formati, tipo qua stiamo parlando di 7 file singoli PNG, quindi vuol dire che hanno lo sfondo trasparente a 300 dpi ad alta risoluzione, quindi voi ve li potete gestire come volete. Avete ancora una tag dove potete andare ancora a scremare e a cercare altre cose, quindi vi assicuro che vi perdete, per quello vi dico che è una cosa infinita. Una cosa importantissima è che tutti i file che voi trovate in questo sito e che potete scaricare sono muniti di licenza commerciale. Licenza commerciale cosa vuol dire? Voi andate qui, poi c'è leggi, ve lo faccio vedere, la nostra licenza commerciale, mettiamo sempre il traduci. Ok, vi fa vedere la licenza di abbonamento dove vi spiega tutto quello che potete fare e quello che non potete fare con le immagini. Vi assicuro che ve lo leggete, ma le cose che po non potete fare sono veramente poche. Chiaramente, per esempio, per farvi un esempio banale, è prendere l'immagine che avete comprato e venderla a vostra volta su un vostro sito. Ecco, quella sicuramente non è una cosa etica,
a prescindere, ma è una cosa che è vietato fare. Poi per il resto potete vendere tutti i prodotti fisici che utilizzate, che fate utilizzando i materiali digitali, leggete, ma veramente potete fare qualsiasi cosa. Quindi tutti i file che scaricate sono muniti di licenza commerciale. Questa è una cosa importantissima. Quindi vi andate a leggere la licenza e capite di cosa si tratta. Potete veramente fare di tutto. Ora voglio farvi vedere invece. Qua sempre in grafica ero andata in illustrazioni sfondi, per esempio. Gli sfondi, eccoli qua, avete dei veri e propri pacchetti scrap già fatti, già solo semplicemente da stampare. Non so, ho preso questo a caso e qua ci sono tutte queste mappe. Sotto, come al solito, vi spiega che avete 16 disegni 12x12 in formato JPEG a 300 dpi, quindi ad alta risoluzione. Qua vi fa vedere le cose sì dello stesso designer, perché potreste seguire un designer e guardare tutte le cose se vi piace lo stile che ha disegnato. Quindi ci sono vari modi poi di ricerca e vi assicuro appunto che c'è di tutto. E poi ci sono una serie di altre cose. Nell'artigianato, per esempio. Allora, qua andiamo su Natale, così visto che, ecco, qui vedete ci sono altre immagini. Queste immagini, per esempio, apriamo questa. Queste immagini sono di nuovo delle immagini che voi vediamo qua, ecco, SVG, PNG e PSDXF, quindi sono tutte immagini vettoriali che voi potete scaricare. Immagine vettoriale cosa vuol dire? Che voi potete ingrandire quanto volete, non perderà mai di definizione e potete utilizzarla per quello che abbiamo detto prima, come immagine a sé oppure da stampare sul vostro sul sulla vost con il vostro plotter a taglio oppure da stampare con la vostra stampante oppure da utilizzare per creare le vostre pagine, i vostri lavori. Quindi il discorso è sempre lo stesso, ma i posti dove andare a cercare sono veramente tanti. Poi, una cosa che mi interessava farvi vedere, importante, allora, nell'utensileria c'è un font cloud che vi farò vedere come funziona, ma prima lo devo andare a verificare io perché non ho ancora avuto il tempo di guardarlo. È un posto dove praticamente riuscite a vedere immediatamente tutti i font che ci sono e come potete utilizzarli, quindi un posto per memorizzare i font che può essere molto utile. Vedete che qua sotto, tra l'altro, è gratis, vi spiega un po' come fare, quello che vi può servire, mettendo in italiano vi spiega tutto molto molto bene. Ma un'altra cosa che volevo farvi vedere è che qui dove c'è l'arte, è molto interessante, io ho guardato qualcosa, ci sono praticamente tanti video su come fare tantissime cose, ma che riguardano un po' la creatività a 360 gradi. Per esempio, questo è un video come sublimare sulle camicie di cotone. Quando i video visto non sono, magari sono magari in inglese, per esempio, clicchiamo su questo perché io l'avevo già guardato. Ecco, poi avete qua la spiegazione in italiano che è chiarissima, quindi vi spiega nel dettaglio quello che dovete fare e quello che non dovete fare. Ma per esempio sono andata per curiosità, forse in Adobe, qua Photoshop, per esempio, e anche qui, ecco, vi spiega, questi sono come installare i pennelli su Photoshop, come aggiungere una spruzzata. Quindi adesso io ho detto Photoshop, poi magari a voi non interessa perché non avete il programma, non sapete utilizzarlo, eccetera. Ma qua c'è veramente di tutto. Per esempio, artigianato per bambini, non lo so, non la sto aprendo adesso con voi, quindi non. Artigianato, non lo so, qua vi fa vedere delle cose che sono state fatte, vi spiega come creare un banner, ci sono tante cosine. Tante cosine interessanti, cioè come fare il play dog a casa, insomma, tante cose che uno può guardarsi. E quindi c'è anche tanto materiale per imparare.
Ora vi ho fatto vedere a grandi linee cosa c'è nel sito, perché dico proprio a grandi linee perché qua c'è da perdersi, c'è da perdersi delle ore. Allora, in cosa consiste la collaborazione che mi hanno richiesto? Perché questa è una cosa importantissima. Allora, qua vedete, allora, intanto voi potete comprare il pacchetto singolo, potete comprare, allora, facciamo un po', entriamo in uno di questi così. Ok, facciamo così, così vediamo una cosa reale. Allora, chiaramente vedete che qua tutti i pacchetti hanno un costo in dollari. Devo dire tra l'altro che ci sono dei pacchetti che sono veramente a dei prezzi accessibilissimi. Ci sono dei pacchetti scontati, per esempio questo, che comunque guardate che carino per fare un album da bambini, cioè è a 1,60 euro, a 1,60 dollari, quindi stiamo parlando di cose molto molto poco care. Però qual è la particolarità di questa cosa? Che ci sono gli abbonamenti. E allora è qui che entra in gioco la mia offerta, diciamo quello che mi hanno offerto, mi hanno proposto come collaborazione da offrire ai miei follower. Allora, vedete che qua ci sono degli abbonamenti mensili che sono divisi per artigianato, che sarebbe tutta quella parte dei file di taglio per i plotter a taglio, i caratteri, che sono tutto quello che riguarda i loghi, che vi ho fatto vedere, sono tantissimi e sono veramente bellissimi. I loghi, considerate che se li acquistate singolarmente costano veramente tanto, perché io li ho già dovuti acquistare per fare dei lavori, perché non avevo ancora questa possibilità e costano molto. E poi c'è la grafica che include tutte le clip art, tutte le carte, tutta quella parte che rimane in questa. Esatto, vedete, sono anche divisi qua. Vedete, grafica c'è tutta questa roba, carattere c'è tutta questa roba, artigianato c'è tutta questa roba. Oppure c'è un abbonamento che è pazzesco, perché veramente vi prende qualsiasi cosa di cui avete bisogno, potete scaricarla a quel punto gratuitamente. E quindi, come vi dicevo, dove entra in gioco quello che mi hanno offerto? Allora, se voi entrate nel sito tramite il link che trovate nella descrizione di questo video, avete la possibilità di accedere a questo tipo di promozione. Quindi stiamo parlando della promozione che adesso è data a 29 dollari al mese, con 1 dollaro per un mese. Così voi avete la possibilità veramente di andare a guardare tutto quello che c'è, scaricare quello che vi piace, vedere se la cosa vi serve, e vi assicuro che è interessantissima. Compreso tra l'altro tutto quello che avete con l'abbonamento, tutto compreso di licenza commerciale. Scaduto il mese, praticamente questa offerta dei 29 dollari vi viene proposta con il mio, essendo entrati con il mio link di affiliazione, a 19 euro, a 19 dollari, scusate, avete l'accesso a tutto il sito. Quindi stiamo parlando di milioni di risorse, che è una cosa veramente, veramente interessante. Per quello, dopo averla valutata, ho deciso appunto di accettare questa cosa e di proporvela. Cliccando sul link che trovate nella descrizione del video, come vi dicevo, entrate in questa pagina, mettiamo sempre traduci così si capisce meglio. E vedete che voi vi dice che avete l'accesso illimitato a oltre 3 milioni di bellissime fonte grafica con solo 1 dollaro. Quindi un mese di accesso completo a 1 dollaro, ottieni l'accesso a tutte le risorse, nessun limite, l'uso commerciale è consentito su tutte le risorse. Dopodiché, scaduto il mese, rinnova 19 dollari. Puoi annullare in qualsiasi momento, nessuna domanda. Questa era un'altra cosa che mi premeva, che appunto si potesse fare, perché altrimenti non mi interessava la cosa. Dopodiché, qua trovate 10 motivi per cui dovreste ottenere tutti gli accessi oggi, e vi spiega a grandi linee appunto quello che io vi ho fatto vedere un po' nel dettaglio, ma cosa copre la licenza, vi spiega un po' tutte le cose, tutto quello che vi può interessare. Quindi io penso di avervi detto tutto, vi posso appunto solo garantire che o consigliare perlomeno intanto di
sfruttare questa opportunità di un dollaro per un mese, così avete veramente modo di vedere come funziona il sito e quello che c'è nel sito. Considerate che voi potete scaricare e utilizzare la roba in questo mese, quindi potete già fare tantissime cose. E questo vi darà modo di capire se continuare ad utilizzarlo oppure no. Una cosa che vi posso assicurare è che appunto io per disegnare le mie carte, per fare tantissimi lavori, avevo già utilizzato dei siti come questi dove danno appunto i pacchetti commerciali per poter fare delle carte, altrimenti non avrei per esempio potuto venderle. E le cifre che ho speso sono state ben diverse dai 19 dollari al mese che mi propone questo sito. Ad averlo scoperto prima io non lo conoscevo, magari molte di voi lo conoscono, se è così scrivetemelo nei commenti perché vuol dire che appunto io l'ho scoperto in ritardo e avrei voluto che qualcuno me l'avesse detto prima, avrei risparmiato un bel po' di soldi. Perché comunque 19 euro al mese quando voi in qualsiasi momento avete bisogno del disegno particolare, della carta particolare, della cosa particolare, andate, la prendete, la scaricate e vi assicuro che vi cambia la vita. E io, cioè, ma poi forse lo sapete perché magari vi è già capitato di aver bisogno di qualcosa e di non sapere dove sbattere la testa per andarlo a trovare. Qua trovate veramente di tutto. Quindi io spero appunto che questa cosa la troviate interessante come l'ho trovata interessante io. E mi raccomando, scrivetemi nei commenti quello che ne pensate, perché sono cioè, mi fa piacere sapere quello che è il vostro pensiero, perché ero indecisa appunto se accettare o meno questa collaborazione, però penso che sia una cosa veramente interessante, perché io ne sono rimasta entusiasta. In questi giorni appunto la sto ancora guardando, vi dico, non sono ancora riuscita a vedere tutto quello che c'è, probabilmente non ce la farò in un solo mese perché comunque ci sono talmente tante cose e non posso dedicare 12 ore al giorno a guardare le cose che ci sono in questo sito, però mi farebbe appunto piacere che voi condivideste con me questa cosa se vi interessa e poi mi raccomando attraverso i miei social. E fatemi sapere nel momento in cui appunto entrate nel sito, iniziate a scaricare cosa ne pensate, e fatemi vedere i lavori, inviatemi i lavori che fate con queste carte perché io sarò sempre felice di pubblicarle come ho sempre fatto finora con le mie carte, ma adesso sarò felice di farlo anche con questo e di avere un confronto con voi su tutto quello che si può creare. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare una buona creatività a tutti e con questo sito di creatività chi più ne ha più ne metta e ci vediamo con il prossimo video. Un abbraccio e un bacione.